Sono stata con alcuni amici, sia da Pete che da Roger, e abbiamo parlato di una mostra. È una preview per i loro 60 anni che cadranno nella fattispecie nel 2024, ma l'abbiamo fatta proprio perché volevamo anticipare un po' i tempi, siccome nessuno aveva ancora dedicato una mostra agli U, non solo in Italia, perché una cosa che a loro ha fatto molto piacere era appunto questa cosa che ha un taglio un po' più internazionale. La mostra proseguirà fino al 5 di novembre, è una mostra che ha alcuni materiali rari, pezzi da collezione, pezzi diciamo che ci sono stati dati a livello di diritti così insomma dall'etichetta degli U storica, ma anche dal loro ufficio, e quindi poi abbiamo qualche foto scelta inedita sia degli inizi che insomma della parte finale, e ci sono tanti fotografi anche professionisti oltre che amici cari, e una sezione di questa mostra ospiterà i dipinti e le opere di 16 artisti, perché abbiamo ritenuto che mentre personaggi come David Bowie giustamente hanno avuto anche un riconoscimento dal punto di vista del costume, della moda, della sound and vision, nel caso degli U questo aspetto è stato un po' sottovalutato, mentre penso soltanto alla copertina di Tommy o di Face Dances, ma solo per fare due esempi, in realtà insomma c'era un pensiero anche in questo senso. Face Dances secondo me era già l'intelligenza artificiale di cui si parla oggi, per dire, no? In ambito artistico. In ogni caso, tra questi artisti abbiamo dei pittori contemporanei importanti, abbiamo Mauro Di Silvestre, ma abbiamo anche l'attore Matt Dillon, che è un fan degli U e che, per chi non lo sapesse, è anche un pittore molto bravo, devo dire, che ci ha fatto un trittico dedicato a Happy Jack, che è una canzone degli U. E poi esporremo anche un'opera di Cosmo, che è stato un braccio destro dei Clash, di Ian Dury, insomma una figura molto apprezzata nella scena londinese degli anni 70, 80, 90, e poi appunto si è dedicato all'arte. E poi abbiamo Silvia Rastelli, che fa dei ritratti umani, e ne ha fatti 4 in questo caso, trasformandoli in cartine geografiche, come se le mappe umane venissero trasfigurate in nazioni, quindi un concetto che ben si sposava con più Renisi, la nota universale. E poi abbiamo anche tutti gli altri artisti che non riesco a nominare in questo momento, ma insomma la mostra è a ingresso gratuito. Abbiamo realizzato un catalogo per chi lo vorrà, i cui proventi andranno totalmente al Teenage Cancer Trust, che è il progetto degli U che sostiene insomma gli ospedali e la ricerca di cure mediche per i ragazzi in particolare che si ammalano di cancro. E quindi questo è il nostro modo piccolo italiano, nel mio caso anche di una città di provincia, perché insomma vivo e lavoro a Piacenza, anche se giro il più possibile, sempre meno devo dire con gli anni e con la famiglia, ma appena posso giro il mondo, ma nel mio piccolo, grazie soprattutto a Marco Zatterin, che vice direttore della stampa, e a suo figlio Gabriele, che tra l'altro è uno squisito batterista e si trova a Londra con la sua band in questo momento, ma anche a Francesco Cabras, che è un fotografo, un regista, insomma siamo riusciti a fare questa mostra, quindi siete tutti invitati.